Eccoci di nuovo alla nave di Pierce. Sarà bello che contento, no? La mia nave, finalmente! Esatto. Madonna mia, l'ho preso per 100%! Rivedo la mia nave. Allora, Pierce! Sono felice. Felice di riavere la mia nave. Non è questo che chiedeva Kraden. L'hai scordato, vero, Pierce? Quando parlavamo a Kibombo, ricordi la richiesta di Kraden? Voleva che ci portassi a casa tua, a Lemuria. Ricordi che disse che ne avremmo parlato dopo? Ora è il momento, Pierce. Di già, immagino che presto o tardi ne avremmo dovuto parlare. Avrete la mia risposta. Pierce, se non vuoi portarci con te, devi dirlo. Dillo pure sinceramente. Se non vuoi, non cercheremo un'altra nave e proveremo ad arrivare a Lemuria da soli. Vero, Felix? Certo. Perché farlo sentire in colpa? Pierce non ci ha ancora risposto. Kraden, Felix, basta fare pressioni su Pierce. Ma non è quello che... Non preoccuparti, Sara. In realtà ci ho già pensato molto. Solo che non ho mai avuto l'occasione di parlarne prima. Tutto il percorso che abbiamo fatto finora, Zero non ha voluto parlare. Dunque... Non è bello far aspettare un nuovo anziano. Ci porterai o no? Andremo alle Muria, Kraden. Vai! Lo sapevo, era troppo... Cos'hai detto? Vi porterò alle Muria. Kraden, stai bene? Sta bene? Pierce, dici sul serio! Dopo tutto quello che abbiamo passato, sarebbe sbagliato dirvi di no, così ho deciso. Cosa ti ha fatto decidere? Il fatto che siete davvero persone buone. Avete aiutato coloro i cui problemi non vi toccavano direttamente. Assistere a tanta gentilezza mi ha messo voglia di aiutare. Pierce, tu... No, Jen, non dire niente, ho deciso. Partirò immediatamente, ma ti voglio con me, Kraden. Issiamo le vele, Felix, verso il mare orientale. Finalmente potrò vedere Lemuria. Mi chiedo che tipo di civiltà troveremo a Lemuria. Io sono felice di poterla scoprire. Che c'è, Pierce? Tra l'altro si vedono i piedi di Jenna sopra la testa di Pierce, mi sembra. Ora che ci penso, il sindaco di Mandra e sua moglie devono essere preoccupati. Mi dispiacerebbe andare via da Indra senza salutarli. Dobbiamo avvertirli che ho recuperato la sfera, così smetteranno di preoccuparsi. Sei d'accordo, Felix? Possiamo fermarci a Mandra prima di salpare per Lemuria? Che ne dici, Felix? Andiamo a trovare il sindaco? Io dico di sì, perché no? Andiamo! Ma dobbiamo partire non appena abbiamo visto il sindaco, Pierce. Oh, grazie. Kraden è un bambino. Se non si fa come si dice lui, non si va da nessuna parte. Oppure un adulto molto capriccioso. Ecco qua, sono certo che una di quelle casse nasconda qualcosa. Questa niente e questa un biscotto. E niente più. Il biscotto ci aumenta pipì. Allora, per il momento, come sempre, lasciamo tutto da parte. Decidiamo poi ovviamente a tempo debito. Di nuovo, verso Mandra allora. Tra l'altro il vecchio sindaco ci aveva detto che ci aveva promesso una ricompensa, ma non ci ha dato nulla alla fine. Magari ora che abbiamo aiutato anche lui... ci darà qualcos'altro. Eccoci arrivati. Per la 16ª volta siamo di nuovo qui. Dove sarà andata Dexia? Dove sei, sorella mia? Si è fermata... Mi ha fermato lei da sola, Sindaco, buongiorno. Felix, sei tornato. E c'è anche Pierce. E hai portato Pierce con te. Oh, Pierce. Pierce, mi scuso per i problemi che ti abbiamo causato. Mi spiace per il gioiello. Non c'è bisogno, tutto è andato per il meglio. Pierce, hai detto che saresti andato al Gondowan, ci sei riuscito? Sì, siamo appena tornati. E hai ripreso il gioiello. Sei riuscito a sottrarlo a Kibombo, incredibile. Ci sono riuscito grazie a Felix e ai suoi amici. Ottimo, sono sollevata, avevo paura che non ce l'avresti più fatta. Ecco perché siamo tornati, per farvi sapere che non c'è più bisogno di preoccuparsi. Allora, ci lasciate di nuovo? Sei sicuro di doverci lasciare tanto presto, Pierce? Forse tornerò, ma temo di dover andare via ora. Sembri molto occupato. È la loro giovinezza tenerli occupati. Torneremo, lo prometto. Forse faremo una visita ai tempi migliori. Non so chi parla, quindi penso sia la bambina. Mi piacerebbe. Esatto, penso fosse la bambina. Anche a me. Ok, era il bambino forse, non lo so. E basta?
Dobbiamo ancora riparare la nave che è ad Alafra. Abbiamo avuto molte riunioni per decidere cosa fare. So che avete fatto molto per farci riavere la nave, ma siamo dovuti tornare. Non potevamo aspettare ad Alafra che fosse pronta. Oh! Di nuovo, sempre per la bitenuta. Ti avevo promesso una ricompensa per aver riparato la nave, vero? Pensa se tu avessi fatto tanta strada per venire qui e mi fossi dimenticato di darti questa. Comunque, vi ho detto che vi avrei ricompensato le riparazioni terminate. Penso che ci vorrà ancora tempo. Quindi è meglio che vi dia ora la ricompensa. Non possiamo accettare ora, vero Jenna? Ma sì, zitta, prendi tutto. Madre deve ancora riprendersi dal disastro. Non possiamo accettare, Doni. Sciocchezze. Disastro no, una promessa è una promessa. Che cos'è? La Scaglia Ciclone. Una nuova psicoenergia? Sono felice di avervela data prima della partenza. I vostri viaggi vi porteranno di pericolo in pericolo. State attenti. Grazie, signor sindaco. Felix? Ti ha appena chiamato Felix, giusto? Come ho fatto a non capirlo? Tu sei Felix! Allora anche Adex dovrebbe essere qui attorno. Eppure... Non incontrerai mai più Saturos e Adexia. Geco li ha uccisi. Probabilmente ora riposano in fondo al mare. Sara, silenzio! Ho sentito, piccola strega. Ma è vero? Mia sorella è... morta? Non ci credo. Nessuno ha la forza di poter battere Saturos e mia sorella. Noi sì. Eppure evitate il mio sguardo. L'espressione delle vostre facce. È vero. Chi è questo Geco? Non lo sappiamo, chi lo sa? Cosa? Fingete ignoranza? Perché? Perché volete proteggerlo dalla mia ira? Ah, non importa. Ho sentito delle storie su un viaggiatore di nome Geco ultimamente. Questo Geco è lo stesso di cui parlavate. Vi insegue? Se è così, allora passerà di qua prima o poi. Come sai che non è stato Felix a sconfiggere tua sorella? Ma per piacere, ma per chi mi prendi? Sono una guerriera, come Adexia. So capire con uno sguardo la forza di un uomo. Anche se Felix raddoppiasse le forze, non la batterebbe comunque. In ogni caso, dubito che Felix avrebbe potuto tradire mia sorella. Sa che la vita di coloro a cui tiene sarebbe in pericolo. Ma mi congratulo con voi per il successo dei fari di Mercurio e Venere. Anche se sono proprio essi che ora ci impediscono di tornare nel mare occidentale. Avreste fallito, naturalmente, se noi non avessimo compreso come scalare i fari. Oh, non ve l'ha detto Adexia? Comunque, Geco, non mi metterai i bastoni tra le ruote. Dovrete trovare la vostra via fino al mare occidentale. E se riuscite ad arrivarci, dovete accendere da soli il faro di Giove. Noi abbiamo altro da fare, come ad esempio prenderci cura di Geco. Tutto chiaro, Felix? Certo. Che ragazzo obbediente, se pensi di non potercela fare, noi potremmo aiutarti un po'. No, grazie, sono certo che raggiungeremo il faro di Giove anche da soli. Certo, però non deludeteci. Noi cercheremo Geco. Scoverò Geco, e giuro che l'ultima cosa che vedrà sarà Kars che vendica sua sorella. Ciao. Ed io che pensavo che Saturos e Adexia avessero problemi. Non dovremmo prendere Kars troppo alla leggera. Un momento, Karst ha detto noi, giusto? Sì, Saturos e Adexia viaggiavano insieme, forse anche lei ha un compagno. Dovremmo avvertire Geco che Karst la sta cercando, forse dovremmo tentare di trovarlo. Credimi, vorrei rivedere Geco, ma non abbiamo tempo di cercarlo, e inoltre... Anche se lo trovassimo, credo che finiremo per combattere. Perché? Ciò che vogliamo raggiungere è ciò che loro vogliono evitare, combatteranno per fermarci. Ma, Jenna, tu e Geco non potete fare qualcosa? Io e lui? No, voglio dire, non è così, no, davvero! Stupida Sara! Ma poverina! Comunque per ora dovremo continuare verso il faro di Giove come stabilito! Stupida Sara! E Garrett e gli altri? Vuoi dire Geco? Sara, basta! Potete ascoltare ora? Sono stati forti abbastanza da sconfiggere Saturos e Adexia. Sanno cavarsela. Dovremmo continuare, proprio come avrebbero fatto Saturos e Adexia. Ok, Jenna? Sara, Pierce, siete pronti? Allora, andiamo, giusto, Felix?
Quindi si parte. Però scusami un attimo, fammi vedere questa psicoenergia. Ciclone, questa psicoenergia sarà utilizzabile in battaglia? Evoca vento per sradicare l'erba. Utilizzo città sotterranei. E non appare nella lista delle cose a meno che adesso combattendo appaia. Vediamo. Facciamo un combattimento random. Ehi, un momento, Kraden. Ah no, Er. Chi siete? Oh, credo di... So chi sono questi, sono i ladri che abbiamo sconfitto con Geco. Chi siete? Parlavate di Geco, giusto? Inutile fingere, vi abbiamo sentito. Sì, conosciamo Geco. E allora? Perché non ci dite dove possiamo trovarlo? Perché dovremmo fare una cosa così simile? Geco si è preso cura di noi quando eravamo avvolte e vorremmo ringraziarlo. Ah, sì, mi dispiace, ma non sappiamo dove si trovi Geco al momento. Ah, è così. Allora daremo a voi la ricompensa che volevamo dare a lui. Ah, ce l'avete con Geco e volete scontrarvela con noi? Già, puoi dire così, proprio così. Ma niente paura, vi daremo solo un assaggio di ciò che abbiamo pensato per lui. Certo, dei banditi del cacchio, bravi, bravi, bravi. Mi spacco la faccia ora. Allora, iniziamo dal capo. Meteor colpo. No, beh, aspetta. Penso che basti un solo colpo nostro, dai. Il ciclone non appare nella lista, quindi vai così. E tu, giusto tanto per, impatta lei. A meno che non sia più lenta. Più lento lui, mi sa di sì. Ah, no, no, che culo, andata. Vai, Jenna, spaccali. Meteor colpo. Ah, bello resistente, vedo. Pure. Che pezzi di merda, eh. Proviamo ad andare di Megiddo, vediamo come va. Ok. E uno è andato. Megiddo! Addio ladruncolo. Beh, è stato facile. Abbiamo perso ancora. Capo, tu credi che sia stato un errore affrontare questi tizi? Significa che torneremo in prigione, giusto? Perché dobbiamo tornarci? Io odio la prigione. Non abbiamo fatto male a nessuno, in fondo abbiamo perso. Già, e poi questa volta non abbiamo rubato niente. Non dovremmo andare in prigione, vero? Siete dei ladri! Se chiedessimo in giro, troveremmo mille ragioni per chiudervi in carcere. Ma voi siete come dei giustizieri giroghi? Diciamo di sì. Perché se lo siete vi potremmo essere davvero utili. Conosciamo i criminali peggiori. Non crederete davvero di potervi unire a noi? Ehi, non abbiamo fatto niente di male. Non ancora almeno. Già, non abbiamo avuto il tempo di fare qualcosa visto che abbiamo incontrato voi. Già, lasciateci in pace. Esatto, esatto. Quindi, saluti, ci si vede. Addio. Promettete di non seguire più Geco per cercare di vendicarvi? Scusami, dovevi dirglielo prima che se ne andassero, no? E abbiamo ottenuto gli stivali d'oro. Questi, tra l'altro, credo siano uno degli stivali più forti di tutto il gioco. Aumentano difesa e agilità. Il punto, chi ne ha bisogno? 128, a noi va bene che siamo lenti. 144, 42, 162 e 168. Io li butterei a Sara per il momento, che ovviamente è quella che ha più bisogno di protezione. Madonna mia, quanta roba che gli abbiamo dato a Sara. Aspetta che ti tolgo almeno le fiale, dai. Dunque, dicevo, ciclone, io mi ricordo che serve a qualcosa. Non mi ricordo in quale zona, però. Mi ricordo che c'era un villaggio in cui dovevamo usarla. Non vorrei che fosse il villaggio dove c'è appunto Ikibombo. Dovremmo andare a controllare prima di partire.